meno virulenta, più contagiosa. È la variante Omicron. La sua esplosione è sotto gli occhi di tutti. 774,9 casi ogni 100.000 abitanti. L'ultimo dato fornito dall'Istituto Superiore di Sanità per il Molise la scorsa settimana era 207. Una serie di modelli danno il picco verso la, la terza, quarta settimana di gennaio. Abbiamo già un dato importante, per esempio per il Molise, dove rispetto alla settimana scorsa la rilevazione fatta nella prima settimana del 2022 vede un incremento del 300% in più, quindi 4 volte in più rispetto alla settimana precedente, mentre in Italia abbiamo avuto sostanzialmente un raddoppio del numero dell'incidenza ogni 100.000 persone in 7 giorni. Omicron preoccupa il vertice dell'azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano. Tuttavia, rispetto a 12 mesi fa, oltre al vaccino che serve per prevenire e ai anticorpi monoclonali, il Molise dispone di farmaci antivirali. Di Omicron ci preoccupa la diffusività, che ancora una volta è più accelerata rispetto alle altre varianti. Dall'altro canto però abbiamo delle novità importanti, oltre al vaccino che sta andando in maniera grande e importante in questa regione, abbiamo finalmente avuto anche dei farmaci antivirali che si affiancano agli anticorpi monoclonali che già somministriamo, quindi stiamo affilando le armi per uscire fuori da questa pandemia. Ma a cosa servono e a chi sono diretti i farmaci antivirali? Lo abbiamo chiesto al coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il professore Giancarlo Ripabelli. Questi farmaci antivirali sono appunto farmaci che servono, sono per fare terapia, non sono un'alternativa al vaccino, perché con il vaccino ne stiamo facendo prevenzione dell'infezione, in soggetti che sono, diciamo che non hanno dei quadri gravi, non sono ospedalizzati e in tempi strettissimi, cioè massimo 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, possono essere utilizzati questi farmaci che abbassano drasticamente il rischio di evoluzione della malattia.